Sylvain, ça va? Oui. Encore fatigué? Oui, j'ai envie de dormir. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Davide Bramati is het geheime wapen van de ploeg. De 43-jarige Italiaan was zelf jarenlang profrenner en is nu ploegleider en grote motivator. Con la squadra ho iniziato nel 2003, dal 2003 al 2006 come corridore e alla fine del Giro d'Italia del 2006 ho iniziato la mia nuova avventura dalle due alle quattro ruote. Sono il secondo direttore sportivo in questo tour, è il mio secondo tour. Dipende dalle giornate qual è il mio compito. Se abbiamo qualche corridore che riesce a entrare in qualche fuga, io sono il direttore sulla fuga. Tutto a posto? Massaggi già fatti? Tutto bene? Sì. Bramati is vocaal altijd aanwezig in de ploeg, maar wordt door de renners op handen gedragen. Bramati c'est un peu la grande gueule de l'équipe, hein. Il aime bien parler, il parle beaucoup. Mais c'est le directeur sportif, mais il est très proche des coureurs. On a besoin d'un gars comme lui parce qu'il a toujours le moral, un peu comme moi. Même si en ce moment je passe une période un peu difficile, mais il a toujours le moral, il donne le sourire à tout le monde. Io sono sempre stato così, sia in bicicletta, come ero in bicicletta lo sono tuttora, anche sulla macchina riesco a trasmettere delle volte un'energia, una voglia di soffrire i corridori che magari a volte tanti giovani da adesso non hanno. Ecco, così aggressive! Si venti più qualcosa o... C'est grâce à lui que je suis encore sur le vélo, sur le tour en ce moment. Gli ho ricordato che siamo al tour, che indossavo una maglia importante, che domani è un altro giorno di arrivare e poi stasera avremmo deciso il da farsi. Après demain, il va arriver le chapeau, Adris. En tant que coureur, je l'appréciais pas trop parce qu'on n'entendait que lui. Je disais, mais je le connaissais pas, je disais, mais qui c'est ce mec qui parle tout le temps? Mais en fait, c'est quelqu'un de très attachant, qui est très passionné par ce qu'il fait, qui aime le vélo, il est à bloc avec le milieu. Devo essere sincero, non sono stato un grande corridore, però sono riuscito a fare 17 anni di professionismo. Essere partecipe con tanti campioni, in grandissime vittorie, di questo ne sono fiero e spero che strada facendo tutta la mia esperienza e la mia mentalità porti un beneficio alla squadra e anche ai corridori. Buongiorno.